Gentilissime amiche, gentilissimi amici, ben interconnessi col circuito di Spreaker. Spreaker naturalmente scritto Spreaker con la K sul vostro motore di ricerca. E dove c'è il cerca trova si fa stap radio, come stappare la bottiglia, che poi è un paradigma per dire si torna al passato e si trasmette al presente con la voglia del presente modernizzato, ma si prendono i valori del passato, quindi stap radio Stefano Tini. E poi più in là RDA Radio 1, RDA Radio tutto attaccato, staccato 1 a cifra, Roberto De Angelis con la doppia S. Fantacalciotini e Roberto De Angelis vi aspettano anche sulle loro pagine di Facebook, insieme alla pagina Facebook Stap Radio. Chiedete amicizia, venite con noi, mettete mi piace sulla nostra pagina di Facebook Stap Radio. E poi ci sono due canali di YouTube, io lo voglio dire così, non mi piace pronunciare YouTube, you vat la pesca, YouTube. Allora, su YouTube ci sono Stap Radio, come la radio di Stefano Tini, ed RDA Radio 1, come la radio di Roberto De Angelis. Tutto questo per dirvi che siete in compagnia dell'oroscopo della settimana. Come state? Io spero bene. Certo, il tempo lascia il tempo che trova. Sinceramente questa ripetizione non va bene. Allora, il tempo ci lascia molto perplessi ed esterrefatti, ragazzi. E allora che dire? Dire che ascoltare magari l'oroscopo fa bene al cuore e alla salute, prendiamolo come una curiosità. E invece, non per curiosità ma per obbligo, prendiamo subito Walter e Corrado, calzature, borse, abbigliamento e accessori dal 1948, Classic Fashion e Outlet in via di Tor Sapienza 35 ABC. Il telefono è lo 06 22 84 544. E poi salutiamo la Vigor Sporting Center, palestre, piscine, campi da calcio, calciotto, calcetto e grandi spazi all'aperto che vi aspettano su 12 ettari di terreno in un contesto, io oserei dire in un contesto unico, in un contesto stimolante. La Vigo Sporting Center si trova in via Grotta di Gregna numero 100 a Roma, nell'area tra via Grotta di Gregna e via Filippo Fiorentini, tra i quartieri di Collanieni e Verde Rocca. Per maggiori informazioni 06 4060 509. Allora, cosa ci riserva l'oroscopo? Si chiama Mincia, si inizia a camminare tra le stelle con la costellazione dell'Ariete. Ariete, naturalmente, costellazione di fuoco, Ariete, Leone, Sagittario. Studiare, esaminare, programmare, progettare. Questi saranno i vostri verbi per i prossimi 7 giorni. Dovrete programmare, dovrete assolutamente studiare ogni minimo particolare, perché ci sono, attenzione, ci sono nuove situazioni professionali, nuove situazioni di studio che faranno la vostra gioia, ma per fare la vostra gioia dovrete faticare molto, forse più di intelletto che di fatica fisica, però ci sarà un entusiasmo veramente notevole. L'importante è né sottovalutarsi né sopravvalutarsi, amici e amiche dell'Ariete. Abbiamo poi il sole alleato che dà una mano, anche se è opposto al pianeta Giove, non fa niente, però la settimana scorrerà, ci sarà qualche intoppo che si dovrà sempre superare attraverso tanto dialogo, amici e amiche dell'Ariete, mi raccomando. Per quanto riguarda invece il fine settimana, qualche colpo di frusta nel rapporto coniugale o di fidanzamento o di convivenza, poi nei prossimi 7 giorni il sereno torna. Amici e amiche del Toro, voi vi sentirete affettuosi a più non posso, perché i prossimi 7 giorni potrebbero essere all'insegna del rinchiudersi in se stessi, e questo non va assolutamente bene. Le stelle mi dicono che dovreste e dovrete frequentare ambienti, magari ambienti nuovi, gente nuova, ma non chiudetevi, attenzione, dentro voi stessi, anche perché ripercussioni negative potrebbero esserci nei rapporti sociali, nel lavoro, nello studio, nell'amore. Quella poverina che sta accanto a voi, amici e amiche del Toro, che va fatto di male? E allora dai, cerchiamo di essere più propositivi e più volitivi. Certo, c'è un intoppo forse di natura professionale, legale, con superiori, però cerchiamo di andare avanti, nel senso che bisogna studiare bene le situazioni, dovrete studiare bene le situazioni per superare qualche ostacolo. Ce la potrete fare, amici e amiche del Toro. Passiamo
Adesso alla costellazione dei gemelli. I gemelli che più che sulla famiglia dovrebbero essere attenti sulla famiglia, devono chiaramente guardare il lavoro, gli affari, perché i prossimi sviluppi, non dico dei prossimi 7 giorni, ma dei prossimi 56 giorni, potrebbero portare qualcosa di nuovo, qualcosa di buono, qualcosa anche di inaspettato, ma c'è qualcosa all'orizzonte che sta già bollendo in pentola. Ci siamo capiti. Per quanto riguarda le donne del segno, attenzione alla circolazione e a problemi particolari del sesso femminile. La fortuna nei prossimi 7 giorni busserà alla vostra porta. Magari andrà tutto al rovescio, tutto come non vi aspettate voi, però a un certo punto un briciolo di fortuna. Sappiatelo cogliere al volo, donne e uomini dei gemelli. Viaggi da programmare, viaggi chiaramente materiali, quindi spostamenti, uscire fuori dalla città, ma anche viaggi di nuova preparazione professionale, mi raccomando. Amici e amiche del Cancro, selezionare, scegliere ed eliminare. Eliminare chiaramente in senso metaforico. Cerchie, amicizie, persone, situazioni negative. Amici e amiche del Cancro, dovrete dare un drastico taglio con il passato. Ci siamo capiti. Studiare molto bene anche voi nei prossimi 7 giorni, documenti, carte e soprattutto attenzione a cosa firmerete se dovrete firmare. Prima di firmare pensateci 2, 3, 4, 5, 6 volte, quello che occorre. E se c'è qualcuno che dice in 30 secondi, se no hai perso un'occasione clamorosa, pazienza. Dovrete perdere quell'occasione clamorosa che magari è una suola di scarpa e studiare, essere riflessivi, mi raccomando. Soprattutto attenzione a problemi legati con la legge, quindi a documenti, a compravendite, a successioni, qualsiasi cosa, studiatela molto bene, non andate contro le norme di legge. Vediamo che potrebbero esserci e potranno esserci delle serate romantiche veramente dolci. Allora, leoni, leonesse e leoni all'ascolto, mamma mia, il leone è uscito dal trono ed uscirà dal trono nei prossimi 7 giorni perché entrerà in guerra. Un leone che entra in guerra, oddio, è meglio andarsene. Questo perché Sole e Giove, che sono in opposizione, daranno delle spinte contrastanti. Però questo scendere metaforicamente in campo per la battaglia significherà successo futuro per il leone a livello professionale, a livello di amicizia, a livello di collaborazioni professionali, insomma a livello di 360 gradi in tutta la vita quotidiana. Momenti buoni anche in famiglia, momenti buoni per quanto riguarda qualcosa di nuovo in famiglia, in amore, quello che volete voi, insomma un futuro più roseo, più colorato, più colorito. Avrete dalla vostra parte una piccola fiamma che si chiama fortuna, non è grandissima, però è una piccola fiamma che dovrà essere alimentata. Allora, Vergine, congiunzioni, matrimoni, unioni professionali saranno al centro delle vostre discussioni, dei vostri dialoghi. Non tutto andrà per il verso giusto, quindi anche voi dovrete sudare le proverbiali 7 camicie nel lavoro, nella professione, nello studio. E attenzione, perché i prossimi 7 giorni si presentano dal punto di vista lavorativo molto stancanti e molto stressanti, per cui dovrete lavorare alacremente, ma poi fermi, ma poi si può dire, io lo dico lo stesso, ma poi bisogna fermarsi, bisogna guardarsi intorno e cercare di riposare quando si potrà riposare. La vostra mente ha bisogno anche di riposo. In certi momenti, amici e amiche della Vergine, questo mi meraviglia molto, sarete molto 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 erotici. Noi ci fermiamo un attimo con l'oroscopo della settimana e ci sentiamo qualche nota da Annalisa Peruzzi, una versione live presa da Musica Sotto le Stelle. Il brano si intitola Il mio temporale, poi di nuovo qui con l'oroscopo della settimana. E va bene, allora invece stasera, cara Isabella, andiamo con il titolo del primo brano, rispettiamo il proprio temporale, lo stile classico. Il temporale. Il mio temporale. Allora, musica e testo. Carmelo Cabrera, che ringrazio. Ottimo paroliere e musicista. Facciamo un applauso. Grazie.
mi ha voluto dare questa canzone bellissima e lo ringrazio veramente. Allora Annalisa, lasciamo il palco tutto quanto. Ci delizi con questo bel brano allora. Assolutamente. Il mio temporale. Il mio temporale. Prego. Annalisa Peruzzi. Grazie. Allora, era Annalisa Peruzzi con il mio temporale e questa è la seconda parte dell'oroscopo. Continuiamo naturalmente con la costellazione della Bilancia, ma prima di proseguire con la costellazione della Bilancia salutiamo la Vigor Sporting Center che vi aspetta in via Grotta di Gregna numero 100 con tantissime discipline sportive, con tante palestre, con tanti campi da calcio, da tennis, da calcetto, quello che volete voi. Via Grotta di Gregna numero 100, 0155 Roma, nell'area tra via Grotta di Gregna e via Filippo Fiorentini, tra i quartieri di Collaniene e Verde Rocca. Il telefono è lo 06 40 60 509. Amici e amiche della Bilancia, Mercurio sarà vostro alleato, questo è il primo avviso. Vorrà dire che le vostre iniziative saranno ben protette nei prossimi 7 giorni. Attenzione, non è che scenderà la manna dal cielo, io questo di solito lo devo dire perché a volte ci si illude un po' troppo, però
iniziative professionali che potranno essere avviate molto molto bene, anche documenti scritti come certificati, come libri, come romanzi. Qui mi rivolgo pure a coloro che sono autori e usano il loro libero arbitrio, la loro bravura nello scrivere. Sono 7 giorni all'insegna veramente buona dello scritto, del documento scritto, del libro, quindi approfittate di questo aspetto, soprattutto se siete burocrati, mi raccomando. Viaggi in famiglia, viaggi con la famiglia nel fine settimana, rapporti genitori figli da rivedere, non vanno male, però sono da un po' da riesaminare. E poi per chi cerca l'anima gemella saranno 7 giorni veramente belli, veramente buoni. Ma anche qui, amici e amiche della bilancia, la dovete cercare l'anima gemella, non è che arriva così, mi raccomando. Amici e amiche dello Scorpione, che dirvi? Dirvi che Plutone vi sta guardando da lontano, tanto piacere, se no non siete Scorpioni, no? Allora, Plutone vi comincia a guardare da lontano e poi da dopo giugno vi guarderà molto più da vicino, ma già dai prossimi 7 giorni qualche influsso di questo pianeta molto strano, molto eccentrico, molto particolare bagnerà la vostra costellazione, perché Plutone può portare rigenerazione, ristrutturazione, rinascita. L'araba fenice che rinasce dalle proprie ceneri è proprio indirizzato per lo Scorpione, e per cui magari si uscirà da qualche labirinto professionale, umano, tecnico, come volete voi, però si uscirà da un labirinto, si uscirà da un tunnel, si comincerà a vedere la luce. Non vuol dire che questa luce arriverà tutta quanta nei prossimi 7 giorni, ma qualche spiraglio si comincerà veramente a vedere. Mettete ordine, dovrete mettere ordine nei vostri conti, nelle vostre carte, perché c'è qualche figlio, c'è qualche serpente a sonagli, uomo o donna che sia, che magari vi racconta e vi racconterà che non avete pagato tutto una situazione di spesa, magari, che ne so, rate di un prestito, rate condominiali. Se avete le ricevute, sbattetele in faccia e cominciate a dire che adesso si è pacificata diplomaticamente una certa storia, dopodiché magari vi rivolgerete agli esperti del settore. Non potrete e non dovrete continuare a pagare per le nefandezze altrui. Portate avanti il vostro filologico. Nei prossimi 7 giorni il vostro estro, il vostro intuito, il vostro fiuto saranno veramente la vostra guida. Amici e amiche dello Scorpione, l'amore è un po' dietro l'angolo, in calcio d'angolo, no, non va bene, Scorpioni, che mi combinate? Vabbè, dai, la prossima settimana, non questa, quella futura, andrà ancora meglio, però non trascurate l'amore, mi raccomando. Amici e amiche del Sagittario, mentre lo Scorpione doveva fare ordine nel suo settore lavorativo, nelle sue carte, nei suoi conti, voi dovrete fare ordine nella situazione familiare, nel nucleo familiare, genitori, figli, coniugi, e che cavolo, cioè, caspita, diamine, no, mi sta uscendo una battutaccia perché insomma ci sono dei contrasti da dirimere per voi del Sagittario, e si tratta di dare corda in certe situazioni e di tirare la corda in certe altre. Organizzatevi, dovrete organizzarvi al millimetro per quanto riguarda il vostro lavoro, la vostra professione o il vostro studio. Fine settimana, un momento d'amore eccezionale, mamma mia, quasi quasi vi invidio. Sarà fugace, sarà breve, ma bisogna coltivarlo tutto, mi raccomando, mi raccomando. Amici e amiche del Capricorno, furbizia, astuzia, queste saranno le armi fondamentali per i prossimi 7 giorni, perché sarete protagonisti magari in speculazioni di borsa. Beh, cioè, ci sono agenti di borsa del segno del Capricorno. Per le persone leggermente più normali significa poter programmare il proprio bilancio familiare, fare quadrato sulle spese che sono necessarie e sulle altre no, e cercare di programmare il più possibile, poi rivolgersi a qualche settore, a qualche, chiedo scusa, esperto di settore burocratico, professionale, legale, perché ci saranno delle piccole noie, delle piccole situazioni da sistemare, forse con parenti, con amici, perché
qualcosa non è andato per il verso giusto, ma si risolverà. Anche voi avrete dei momenti d'amore nei prossimi 7 giorni eccezionali, però siccome sono brevi, siccome sono splendono, bruciano lì per lì qualche minuto, qualche istante, metaforico chiaramente, bisogna saper cogliere i momenti d'amore al volo. Amici e amiche dell'Acquario, Venere dalla vostra parte, Urano dalla vostra parte, questo vi riporterà con i piedi per terra nei prossimi 7 giorni. L'Acquario che non sognerà più, che non andrà più coi voli pindarici della sua fantasia, ma sarà con i piedi per terra. Qualcosa di eccezionale sta capitando all'Acquario. E che dirvi? Dirvi chiaramente che questa nuova linfa vitale vi porterà nuova energia, nuove situazioni, magari anche professionali, o novità in campo professionale. Dovrete organizzare qualcosa per la vostra famiglia, mantenete le idee, non cedete, non mollate, non dovrete assolutamente mollare, il vostro pensiero sarà il vincente. L'amore, c'è l'amore, anche se sta proprio sotto traccia, tiriamolo fuori quest'amore, amici e amiche dell'Acquario. Costellazione dei Pesci, Pesci e Nettuno, Nettuno e Pesci, beh, dici Pesci, il dio Nettuno, il mare, giustamente questo binomio è ottimo. È ottimo e cambierà il vostro modo di agire, di pensare, di riflettere. Nei prossimi 7 giorni un tourbillon perché vorrete rinnovare tutto. Non si rinnova così tanto per spirito di rinnovamento, bisogna rinnovare scalino dopo scalino, grado dopo grado, situazione dopo situazione. Mi raccomando, perché dovrete rinnovarvi in tutti i settori della vostra vita, ma sapervi rinnovare con molta circospezione. Attenzione per quanto riguarda la salute, agli arti, quindi a strappi muscolari, a quello che mangerete, e l'influenza lì ci dobbiamo stare attenti tutti, perché sta dietro l'angolo della strada. Passione, erotismo tra domenica e martedì, e gli altri giorni, beh no, poi ci sarebbe gli altri giorni, insomma, ci sarà l'amore, ma tra domenica e martedì ci sarà un bellissimo fuoco che arderà tutto quanto per voi, amici e amiche dei Pesci. Allora, con la costellazione dei Pesci si chiude anche l'oroscopo della settimana. Prima di salutarvi e di lasciarvi all'ultimo brano in scaletta, io ricordo che c'è Valcor, Walter Corrado, calzature, borsa, abbigliamento e accessori in via di Tor Sapienza 35 ABC, il telefono lo 06 22 84 544, dal 1948 Classic Fashion e Outlet. Walter Corrado, andate a nome di Stefano Dini, Stampa Radio, di Roberto De Angelis, Radio Radio 1, e troverete una bella sorpresa oltre il prezzo promozionale già esposto. Via di Tor Sapienza 35 ABC. Vi ricordo ancora una volta il telefono, chiamate Walter, chiamate Corrado a nome di Stefano Dini, a nome di Roberto De Angelis, 06 22 84 544. Mi raccomando, allora, ci lasciamo, vi do l'appuntamento ai prossimi 7 giorni, richiestissimo il brano, la cover edition della signora Valentina Penso con Minuetto, che io oserei dire è davvero eccezionale. E per oggi chiudiamo qui le richieste musicali, perché purtroppo il tempo, ahimè, è tiranno, però prossimamente ce ne avremo anche altre di bellissime sorprese musicali insieme a Stapp Radio di Stefano Dini ed RDA Radio 1 Roberto De Angelis con la doppia S. Rimanete al nostro ascolto, dal più giovane al più vecchio, tutti orecchio all'apparecchio, grazie! Un'incognita di sera mia, un'attesa pari a un'agonia, troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani e i tuoi strumenti su di me, che dirigi da maestro esperto, quale sei? E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà, per una notte.
cresce sempre più la solitudine, i grandi vuoti che mi lasci tu. Di negare una passione no, ma non posso dirti sempre sì, per sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere belle, mosinare amore, sono sempre tu quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù mani che ti vada avrai, tu da me se ti andrà per una notte solo tua, la notte a casa mia sono tua, sono mille volte tua. Allora, di solito non lo faccio a fine trasmissione, però l'occasione è d'oro. Saluto Marino che ci sta ascoltando da Ginevra. Guardate quanto è bello il web. Marino da Ginevra. Ciao Marino, un salutissimo a te, alla tua gentilissima signora, a Giacomino e a Elena che sono due favolosi bambini che da poco hanno fatto 2 anni e noi anche se in ritardo facciamo loro buon compleanno. Ciao Marino e rispondimi su Facebook se hai sentito questo messaggio. Ciao Marino e buon fine settimana. Di malinconia, ora ammetto che la colpa forse è solo mia, avrei dovuto perderti e invece ti ho cercato. Io non so l'amore vero che sorriso ha, pensieri vanno e vengono, la vita è così, minuetto suona per noi, la mia mente non si ferma mai, pensieri